Un 37enne originario di Napoli, ma residente a Fano da molti anni, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È accaduto ieri sera intorno alle 23 nello svincolo di Bellocchi della superstrada Flaminia in direzione mare, dove una pattuglia dei carabinieri era impegnata in un posto di controllo. Quando i militari hanno visto arrivare ad alta velocità una Ford Focus Station Wagon con il solo conducente a bordo, gli hanno intimato l'alt. L'uomo ha consegnato i documenti, ma era visibilmente nervoso, tant'è che alle solite domande, come da dove veniva o che cosa facesse in giro a quell'ora, ha dato risposte non convincenti e spesso contraddittorie. A quel punto è scattata la perquisizione. Il 37enne, convinto di soddisfare la curiosità dei carabinieri, ha subito consegnato una dose di cocaina, affermando di farne uso saltuariamente, altro gesto che non ha convinto i militari, l'intuito è stato corretto. Infatti, ben occultato in una zona ricavata nella leva del cambio, hanno ritrovato un panetto del peso complessivo di circa 300 grammi. Estesa la perquisizione nella casa dell'uomo, poi è stato rinvenuto anche un bilancino all'interno di un porta CD. In pratica il disco era utilizzato come il piatto della bilancia, mentre il meccanismo di pesatura rimaneva nascosto nella parte sottostante. Il napoletano è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.